Qual è l'altra grande cheat messicana? Arriba! Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale. Dopo aver fatto lo space mix Italia e USA e quello Italia-Cina, te lo devo dire io. Ah, ok, ti vuoi che ti faccia da spalla? Sì. Arriva quello del Messico. Sì. Prendiamo delle grandi specialità italiane e delle grandi specialità messicane e fusione. Mancati. Andiamo con il primo piatto. Space mix Italia-Messico. Lasagne. Con questo video rischiamo sempre sì di scoprire delle ricette favolose, di elogiare culture culinarie, ma anche queste culture culinarie di distruggerle completamente. Prima di fare cose azzardate, posso chiamare un attimo dentro tonno per ricevere un assortimento di suoni messicani fatti a dovere? Teniamocelo per dopo. Ma lo vuoi far dopo? Ma fammene uno almeno, tonno. Ok, giusto per dare quel pepatino, no, al video. Dopo, facciamo dopo. No, non c'è tanto da applaudire, guardala. Ma sai cosa mi fa ridere? Cosa? Che il guacamole abbia assunto lo stesso colore della pasta della lasagna. È vero, lasagna. Ma perché è giallo questo guacamole? La cottura, forse. Se mi avete preso quello discount da un euro proprio per 10 kg, io vengo... Non è discount. Non è discount. No, assolutamente. A mano l'avete fatto. Allora, sfoglia di lasagna, che è la parte italiana che c'è in questo mix. Oltretutto italiana, bolognese. Beh, infatti vedo del ragù, del palese ragù fagioloso. Sì, mi sa che non è tanto ragù quanto più chili con carne e fagioli. Però mi piace tantissimo il messicano. Per cui, messicano invadimi, messicano ammazzami. Ma non hai paura di questo giallo, di queste cose qua? Che queste robe? Sai che ti starebbero bene i battoni messicani? Non dico che cosa sembra, perché sembra una lasagna. No. Da un lato no. E dall'altro no. Si sente già che è piccantina. Probabilmente oggi sarà una delle puntate della seconda stagione dove mangeremo meglio. E si spera. Si spera. Magari non sensato, ma bene, comunque sarà buono, dai. Io spero non sia troppo piccante, perché stasera ho un appuntamento importante. E se qualora io dovessi evacuare a questo appuntamento importante, vorrei che il tutto sia regolarizzato e vada per il verso giusto. Mi sa, Cesare, che ti va fatta male oggi, perché tra cili e fagioli sarà una serata di fuochi d'artificio. L'aspetto è molto brutto. Forse un po' col... Ma perché l'hai girata? Ho sbagliato un attimo solo. E non ci ho pensato, vedi? Non è... Il colore della sfoglia ammazza un pochino tutto qua. È proprio rovinata completamente. Sì, non è proprio delle migliori adesso. Però, secondo me, con questo guacamole che va un po' a sostituire la besciamella e il chili con carne e fagioli che sostituisce il ragù di carne, nel complesso sembra cremosa al punto giusto, potrebbe essere saporita. Al primo assaggio, Cesi! Fa schifo. No. Fa schifissimo. Ma è rancida. È acidissima. Ma che cos'è che fa questa cosa? Il chili? Penso sia chili più chili. La consistenza è buona, perché è veramente quella della lasagna che siamo abituati a mangiare in Italia. Quindi anche un palato nostrano può ritrovarci, sì. Però è presente che dicevo che sembrava come se ci avessero fatto sopra delle cose brutte. Dello scurreggione. No, quello... no, non scurreggione. Pensavo più a quando mangi ma... Ah, ok, sì, hai ragione. Anche il sapore sta lì. Anche il sapore. Però c'è un pro. La cremosità è avvolgente. It's creamy creamy. Quando vai in bagno a rigiottare, sì, ti rimane un retrogusto in bocca per un po'. Quello di succo gastrico. Sì, è questo. Sa di succo gastrico. Sa di succo gastrico. Ma che schifo. Sì, ma sa proprio di quello. È concordato. È buono questo mix? No. Tacos. Porca. Bravo Nick. Bravo Nick. Ti distrugge tutto il creato. È una bella porcata, sì, questa. Una bella maialata. Io spero che un po' mi ricordi questo mix. Le fajitas de pollo, de pollo ruspante. Sono stra buone, sempre adorate. Pollo e formaggio, un abbinamento che qui non si farebbe mai. E siamo lì. Scusami, la cotoletta alla bolognese. È pollo e formaggio. Abbiamo dei tacos con cotoletta alla milanese, provola piccante sciolta e fagioli. Quindi una base, diciamo, messicana invasa dall'Italia. Dai, fammeli assaggiare subito. Boh, sto salivando come... Sì, ma ti ispirano così tanto? Sto salivando tantissimo. Ma poi sono belli anche da ma vedere. Ma perché sono io? Sono facili da fare. Le cotolette le adoro, però mi trattengo nel mangiarle nella vita di tutti i giorni. Quindi sei la scusa. Beh, dico, ci butti. Poi quanto è separata meccanicamente questa carne? Guarda lì, si vede, che ne so, è brutta. Brutta forte, ancora più buona. È una cotoletta. Sì. Io assaggio. Very, 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 very good. Sono combattuto. Cioè, da un lato vorrei esclamare, siamo ricchi. Dall'altro, ci sono degli sprazzi ogni tanto, un po' di sotto. Cioè, c'è un po' di sudore dentro questa cosa. Forse è il fagiolo. Tu hai detto sotto.
era censurato. Non sappiamo cosa ho detto. Ho detto una parola. Ok. Secondo me il fagiolo dà quel retrogusto che non ci sta, ma allo stesso tempo amalgama. Quindi siamo ricchi e un po' sudati. Però siamo, cioè, è buono. Sarebbe anche curioso sperimentare altri formaggi di provenienza italiana all'interno, vedere cosa succede. Hai fatto passare l'appetito a Cesare. Ricchi ma un po' sudati. Secondo me questo piatto potrebbe fare il giro d'Italia. Ovvero? Beh, siamo a Milano. E Milano ci sta bene. Ci facciamo arrivare a Firenze. A Firenze, a Fiorentina dentro. Esatto. Come ci sta la Fiorentina qua dentro, però? Bene. No, vabbè, ho capito, ma dico a livello di spazio, come ce la ficchi dentro? Ma ci tagli una fetta, anche qui una cotoletta tagliata. Va bene, quindi va bene anche per te. Poi la soppressata. Ci vai a Roma. E ci ficchi. Cosa mangiano i romani se non gli scarti? No, dai, ma cosa aspetta, dici? aspetta. La cucina. Allora, una volta io a Roma, no, cercai Google Live cosa si mangia a Roma, cibo tipico, e non hanno niente praticamente. Oltre ma la carbonara, la matriciana, capito, no, ma io dico amatriciana. Vabbè, ho capito, ma oltre i primi piatti. Amatriciana piatto 2. Faccio il pepe. Penso che abbiano a livello di carne e solamente gli scarti, tipo la milza, il grasso, in erba. Bologna cosa abbiamo, scusa? Io non lo... La mortadella. Che è grasso. Pezzi di grasso col salume. Senti. Se il tacos all'italiana fosse nella vostra città, scriveteci nei commenti che cosa ci mettereste dentro. Perché a noi non ci viene in mente. È buono questo mix? Sì. Nachos. È un piatto molto affascinante. È presente il quei... paradiso? No, quei... No! Ma allora! Cos'è? È presente una quei... figata! No! È presente... Marvellous! Finito. È presente quegli ammassi di macho... Di machos. Quegli ammassi di nachos. Mi sto immaginando un ammasso di persone grosse, di maci. Hai presente quegli ammassi di nachos che ti danno ai ristoranti messicani? Però sono sempre tutti pieni di cheddar. Quel formaggio orrendo cheddaroso. Hai presente? Quanto ti fanno sbocco? Sono buonissimi. Quanto ti fanno sbocco? Sono buonissimi. Ma quanto fanno sbocco in generale? Okay. Finalmente qui abbiamo un formaggio buono. Il grana padano. Vero, Tonno? Vero. Dai, vieni allora a farci suoni. Dai, vieni. No, dai, vieni qui. Dai, allora vieni a farci suoni. Ti è piaciuto questo link? Non ha senso. Però vieni dentro, Tonno, dai. Ciao, Tonno. Repa! Ma aspetta! Repa! Sembri un gabbiano con l'influenza. Penso che il concetto di questa mancia sia proprio andare a prendere quell'ammasso di nachos che a me personalmente piacciono molto, che arriva dal Messico, e sì, prenderne la base, rubarne lo spunto e creare una versione italiana con un sacco di prelibatezze dalla nostra terra. Ovvero quali? Ci sono i pomodorini, c'è aglio, olio e peperoncino, calabresi, sì, grana padano e delle foglioline di basilico. Perché cosa vuoi fare, Nelson, quando vuoi esaltare il sapore di un piatto? Ci aggiungi... Un pizzico di zucchero? Il basilico? Non lo so. Sei bloccato. Bloccatelo. Assaggiamo. Io sono cioè è venuto veramente bello. Non gli davo un euro. È un crocchio di roba, però strabello. Non so da dove iniziare. Mi dirigi? Prendi una fetta. Peperoncino. Grana. Ci metto anche un pomodoro. Guarda, ho l'acquolina che mi sta dando del filo da torcere. Io penso potrei non mangiare altro per tutta la vita. Se trovi un problema a questo piatto, Cesare, sei un cretino. No, 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 no. Ti ho trovato però il sapore proprio vicino a lui. Polpettone della nonna con formaggio fuso sopra, fatto con il macinato buono. Che cazzo dici? È una meraviglia. Però perché i nachos non sono rimasti croccanti? Perché si sono un po' bagnati col pomodoro, ma la consistenza che ha assunto è fantastica. E i sapori, senti il peperoncino, perché senti un filo di piccante. Il sapore un po' più predominante, quello del grana, ci sta. Il pomodoro avvolge e l'aglio si dà quel pizzico di sapore in più che serve sempre. Finisci questo piatto e sembri un tedesco in seggiovia alle 9 di mattina che trasuda aglio da tutti i pori, però è buono. Come i tedeschi. Però ecco, vedi qual è il problema? Che tu sei un porco e ti sei già mangiato tutto il formaggio sopra. Io lo adoro. Io adesso cosa mangio? I nachos normali mangio. Ma sono buonissimi anche quelli. Forse questo è lo Space Mix riuscito meglio nella storia dei nostri Space Mix. Direi di sì, per ora sì. Italia-Messico in questo caso vola. Buonissimo. È buono questo mix? Sì. Pizza. In onore dell'ultima manche, invitiamo dentro lo chef della puntata di oggi, a cui si bravo! I dolori! Complimenti per il piatto fatto prima. Ok, questo sembra un po' brutto invece. Bravo! Grazie comunque! Bravissimo!
su Around the Valley potete trovare, non c'è la preparazione, però potete andare comunque al backstage a vedere. Pizza, quindi Italia. Pizza, quindi Italia. Con sopra, cosa c'è sopra? Beh, io non lo so, credo dei fagioli, chili con carne, giallapegno spicciati. Ma non è che forse è l'unione di tutto quello che c'era prima? Ma sì! Ma perché, anziché dire sì, puoi fare dei versi messicani, per favore? Sì! Esatto. Io vedo chili con carne, fagioli neri, jalapeños piccanti, nachos, guacamole, una foglia di basilico e sai quella cosa bianca che vedi che sembra mozzarella? Panna acida. Che cos'è? Non lo so. Che cos'è? Panna acida. La usano in Messico. Non lo so neanche io che l'ho cucinata. E tagliamo una fetta. Ah, ma è bella profonda. Pianino, Nini. Prendi la prima fetta. Mi dai quella con la panna acida. Se viene una cosa figa, sì, potremmo venderla tipo a Domino's, quelle catene lì che fanno pizze strane. All'ultima manche, alla morte del nostro palato e all'unione culinaria tra due popoli. Che la pace sia con noi. Che la guerra sia con noi. Mi sa che non sta da fa questa cosa. Prendi una pizza, dille che l'ami e poi lasciala fuori dal frigo per giorni interi. Eccola qui, arrivata la pizza della morte. Però se ho sentito bene, quella che era panna acida era veramente buona. Sembrava... cos'è? No dai, non me la far mangiare. È molto buona. La consistenza è un po' strana, perché ci sono tutte queste cose che fanno un po' di senso di farinatura. I fagioli, il chili, i nachos. E quindi è una sensazione strana in bocca. Se devo dirla tutta, questa pizza non è che sia proprio cattiva. Il sapore non è terribile. Dai, vesci. Dai, con un calabrone stizzito. No, ma non ha senso. Noi negli Space Mix cerchiamo di creare delle cose positive di cui andare fieri. E la base di pizza su questo ambaradan messicano tutto mischiato che sa di piccante, farina, non si capisce niente, Non ci sta. Non ha identità. No. È un 14enne a cui stanno spuntando i primi peletti, che si deve ancora sviluppare e non sa chi è. La voce è lì che... Vedi quelle voci da 14enne. Chiedo scusa a tutti i 14enni che ci guardano. Ma qual è la cosa che ti piace di meno di sta pizza? Il fatto che sia una pizza. Probabilmente è il fatto che sia una pizza. Cioè tu mi devi la base, mi butti insieme con gli ingredienti, te li apprezzo. Il fatto che siano sopra una pasta per pizza, no. È buono questo mix? No. Beh, alla fine di questo video non mi resta che invitare tutti gli amici messicani a far festa qui nella valle. La pizza lo offriamo noi, voi portate i nachos. E basta, solo i nachos. Ma poi ci mettiamo le cose italiane e facciamo quel piatto fighissimo. Ma porteranno i nachos e le cose italiane se loro devono portare il cibo, scusami Ma le cose italiane le metteremo noi. Ma le... potrebbe avere ragione. Un altro paese però è già alle porte e a 50.000 mi piace gliele spalancheremo e lo faremo entrare e mixeremo la sua cucina con la nostra. Ma quale sarà questo paese? Lo decidete voi nei commenti. Su Instagram pubblicheremo tra poco le ricette di tutti i piatti che avete visto in puntata. Buoni e cattivi che siano. E a proposito, buoni o cattivi che siano, taggateci nelle vostre storie con il vostro tacos che avete importato nella vostra città, con le vostre ricette, le vostre specialità. E i più belli li pubblicheremo. E non scordatevi che è uscito il backstage su Around the Valley. Arrivederci! Siamo ormai a fine partita e Tonno non ce la fa più. Sempre 1-0. Sempre solo 1-0. Che cosa? Cos'è che ti faccio salire? Cos'è? Appena messo, scusa, ha appena cambiato, ha messo un difensore centrale in attacco. Sbagliato!